Atugbe mi ma do me de Oya wa ye no ji me ga wa gbe bi ma do do he to hi Ya we iru ji ahi Atugbe mi ma do me de pe pe ya wa ye no ji. Prima cosa, vi prometto che parlo pochissimo perché siamo tutti stanchi e fa caldo. Seconda cosa, domani farò i ringraziamenti ufficiali per essere stato invitato come relatore, ma intanto anticipo un ringraziamento anche stasera. Terza cosa, volevo fare una premessa brevissima anche questa, dicendo non vorrei creare troppe aspettative, quindi io volevo dirvi che di solito non ho un modello o una soluzione da proporvi per i problemi dello sviluppo dell'Africa. Chiariamo questo punto innanzitutto. Sono alieno dall'avere in mente soluzioni, proposte belle e pronte o modelli per l'Africa o per la povertà o cose del genere. Quindi quello che offro, che vi offro è qualche elemento di riflessione. E soprattutto so bene che siete persone... quasi tutte quante voi che di Africa ne sapete sicuramente, o di povertà sicuramente qualcuno quanto me o più di me, quindi non ho l'ambizione assolutamente di mettere in discussione quello che voi già sapete, piuttosto quello che possiamo fare insieme è riflettere su alcuni punti che secondo me sono importanti e che meritano un approfondimento. Stasera invece di parlarvi proprio dell'Africa, vista l'ora e la temperatura, propongo una cosa un po' più adatta all'orario, e cioè qualcosa di simile a quello che c'è nelle dispense che avete avuto. Cercherò però di essere più leggero. Dunque, punto di partenza, povertà. Ho visto, anche nelle discussioni che abbiamo fatto fra di noi, che comunque il punto di vista che prevale sulla povertà va messo molto in discussione, così come il nostro amico Serge ha messo in discussione il concetto di sviluppo, io da molto tempo sono impegnato sulla messa in discussione invece del concetto di povertà, perché mi lascia molto insoddisfatto quello che viene utilizzato, ma sto parlando non del concetto di povertà accademico, sto parlando del concetto di povertà che vedo fra chi opera sul campo. E credo che una parte dei problemi degli interventi sul campo derivano anche da questo. Per cambiare il nostro, vi dico subito, diciamo, la provocazione di stasera è: San Francesco non era povero. Questo è, diciamo, vi dico subito, l'assassino, diciamo, della storia. San Francesco non era povero. Allora, per rivedere completamente che cosa pensiamo della povertà, perché è un'idea che ci abbiamo tutti quanti dentro, io suggerisco di fare un ragionamento che vi sembrerà un po' astratto, lo so, però è necessario perché ha dei risvolti pratici molto importanti, che riguardano proprio le cose che facciamo con la gente nei villaggi. Quindi è importante per un attimo fare uno sforzo e lavorare tutti quanti a un livello, diciamo, che sia strettamente pratico. Il punto di partenza che vi propongo sono le merci. Le merci. Tutta la cooperazione si fonda sulle merci. E la relazione su cui ragionare stasera è quella tra le persone concrete, reali, e le merci. Questo riguarda anche problemi come i bisogni, come la povertà, lo sviluppo. Tutto, secondo me, si basa sui rapporti fra persone e merci. Se capiamo bene questa relazione nel mondo contemporaneo concreto,
si capiscono molte, molte cose, quindi bisogna fare un attimo un ragionamento di questo tipo qua. Che cosa dice l'economia tradizionale? Che ci abbiamo tutti dentro e da cui non riusciamo a liberarci. Su questo Sergio ha ragione, dice decolonizzare l'immaginario. Qua si tratta di fare un po' una violenza, diciamo, all'idea che ci abbiamo tradizionalmente tutti quanti quando pensiamo a un povero. Quando pensiamo a un povero, allora San Francesco dice faccio la scelta di vivere in povertà e dice rinuncio ai beni. Per cui per noi un povero è uno che non ha beni. Si può dire anche in un altro modo più moderno, cioè non ha reddito, ma è la stessa cosa. Io qua vi segno per memoria reddito, perché una cosa importante da valutare, dopo anche, è che non c'è differenza tra considerare povero uno che non c'ha merci, cioè non c'ha per esempio da mangiare o non c'ha da vestirsi o non c'ha una casa decente, qualsiasi cosa immaginate, oppure non avere reddito, è la stessa cosa. Vi invito a riflettere su cosa è veramente il reddito. Questo lo dico sempre per motivi molto pratici, perché si parla adesso, per esempio, di lottare contro la povertà in Europa, in Italia, con il reddito minimo. Stiamo dando le merci alle persone. Il reddito non sono altro che merci moltiplicate per il loro prezzo. Il reddito è un pacchetto di merci generico. È un paniere di merci generico che diamo a una persona o che una persona guadagna. Dare un reddito minimo a qualcuno significa dargli un potere d'acquisto su un paniere di merci generico. Lui si sceglie quali. Quando gli dai 500 euro al mese perché è povero, gli stai dando un paniere di 500 euro di merci. Non stai specificando quale merci, però in realtà gli stiamo dando le merci. Stiamo, quindi, anche quelli che sono radicali, estremisti e propongono il reddito minimo per tutti, stanno pensando alla povertà come, quando pensiamo a San Francesco, come una mancanza di merci da colmare con un'iniezione di reddito, cioè dando a tutti quanti un paniere di merci minimo. D'accordo? Quindi è la stessa concezione, da San Francesco fino ai centri sociali, passando per la legge Turco e tante altre cose. La povertà è la mancanza di merci. La mancanza di merci è mancanza di reddito. Le misure che non soltanto da noi, ma in Svezia, in Norvegia, in Inghilterra, per la maggior parte prendono contro la povertà, sono sussidi monetari. Perché la concezione della povertà che prevale è quella del reddito. Tutto questo però, vedete, è un ragionamento, secondo me, assolutamente economicista. Perché le persone non ci sono. Nel ragionamento ci sono soltanto le merci che devono essere sufficienti a soddisfare certi bisogni. Il problema che l'economia non affronta per niente e crea qui tutti i problemi che poi discuteremo è che relazione c'è tra le persone e le merci, perché se noi analizzassimo anche per un'ora e approfondissimo questa relazione, secondo me sarebbe molto più chiaro che cosa possiamo e dobbiamo effettivamente intendere per povertà e quindi anche che cosa dobbiamo fare, perché il problema è, secondo me, che contro la povertà si fanno un sacco di cose sbagliate, lo dico in maniera provocatoria, ma lo fanno i governi, ma lo fanno anche le ONG. Allora, l'economia come semplifica il tutto? L'economia non è che ignora le persone entrano nel sistema economico come lavoratori o come consumatori. Quindi l'economia in realtà non è che ignora le persone, ma fa una semplificazione brutalizzante in cui di qua c'è la produzione, le persone entrano nel processo produttivo per produrre merci, le merci vengono immesse sul mercato e le persone, le stesse magari, le consumano. Siamo consumatori o produttori, anzi lavoratori. Nei libri di economia, quella che si insegna purtroppo in tutto il mondo, le persone nei libri di economia sono o lavoratori o forza lavoro,
occupati tutto al più, quando non sono disoccupati, oppure sono consumatori. Il ragionamento del rapporto fra persone e merci non c'è. Le persone consumano le merci che si producono, o producono le merci perché stanno in un processo produttivo. Qualsiasi processo produttivo, anche guidare il tram oppure vendere il caffè al bar, tutti i processi produttivi. Sul piano dello sviluppo, la traduzione di questo piano dello sviluppo, parliamo di reddito, è che considerando un'economia nel suo complesso, la somma di tutti i redditi è il PIL. L'aumento del PIL storicamente era un obiettivo per ridurre la povertà, che si immaginava, e ancora adesso tutti i capi di Stato dicono che con la crescita poi tutto si risolve, che si immaginava per ridurre la povertà. L'aumento del PIL si chiama crescita. Siccome ne parleremo molto nei prossimi giorni, innanzitutto iniziamo a collegare il PIL alle merci, perché non sto parlando di qualcosa di diverso, il PIL è un paniere di merci. Pensare che i problemi dello sviluppo si risolvono aumentando questo paniere di merci, perché il paniere diventa più grande, cioè c'è la crescita, significa pensare che il problema dello sviluppo è un problema di merci. Abbiamo bisogno di più merci, abbiamo bisogno di più cose da mangiare, più scarpe, più automobili, ma anche più missili ovviamente. Quindi quando uno parla del PIL e della crescita, sta parlando di aumentare questo cumulo di merci che produce l'economia, che moltiplicate per i loro prezzi danno il PIL. Il PIL è la somma di tutti i beni e servizi prodotti moltiplicati per il loro prezzo. Dire che ci vuole più crescita per sconfiggere la povertà o per far superare la crisi dell'Italia significa che non abbiamo abbastanza merci, dobbiamo produrne ancora. Non vuol dire nient'altro. E quindi tutto il ragionamento torna a girare e rigirare sul problema di quante merci abbiamo a disposizione e di quante ce ne vogliono ancora. D'accordo? La povertà è mancanza di merci, la crescita è l'aumento delle merci a disposizione, e con la crescita, nelle teorie economiche dominanti, soprattutto in quelle neoliberali, con la crescita è l'unico rimedio sovrano per la povertà. Però quando un ONG va in un posto e regala le sementi agli agricoltori, fa la stessa cosa, non pensasse che fa una cosa diversa. Io sono andato a visitare decine di progetti, vi assicuro, e molto spesso purtroppo credo che i nostri amici delle ONG, purtroppo, faccio questa parentesi per non farvi capire quanto queste cose in realtà abbiano una rilevanza pratica, quindi non sono cose accademiche. Molti amici delle ONG, molti amici delle ONG purtroppo sono schiavi di questo ragionamento e non fanno che in piccolo replicare quest'idea. Nel villaggio che cosa manca? Vuoi le zappe? Vuoi le sementi? Vuoi fertilizzanti? Te le do io. Anche loro stanno pensando che i poveri sono poveri perché non hanno le merci, anche loro stanno pensando che aumentando le merci nel villaggio c'è meno povertà e più sviluppo. Di fatto è così, magari non lo pensano, però è un retropensiero che li fa agire in quel modo. Quindi se uno pensa alle merci, al loro significato, questo ha un'implicazione diretta su tutte le azioni quotidiane che uno fa quando parla di cooperazione. La mia idea, infatti, ve l'anticipo anche qua, poi ne parleremo di più, la mia idea, più che la decrescita, poi vediamo perché sulla decrescita io sono più perplesso, è la demercificazione. E non è l'ennesima ricetta, ho detto, però è la mia idea, nel senso che è, su questo non c'è stato ancora scritto molto, ma è un problema secondo me ancora più serio. Perché non stiamo dicendo voi volete la crescita, noi invece nei villaggi portiamo i prodotti di base veramente che servono, voi volete produrre altre cose. Secondo me il problema è che abbiamo veramente un'eredità culturale sulle spalle che già Marx, lasciatemi citare Marx almeno, già Marx aveva ben identificato. Noi occidentali abbiamo un problema che si chiama, a proposito di Benin, feticismo delle merci, cioè noi inconsciamente abbiamo una adorazione per le merci, nel senso che consciamente e inconsciamente diamo importanza primaria al ruolo delle merci per il nostro benessere. Associamo la quantità di merci disponibili al benessere, non riusciamo a staccare, diciamo, a scollegare la disponibilità di merci dal nostro benessere. Secondo punto.
come si esce fuori da questa trappolone? Naturalmente la storia è un po' più lunga, io vi ho fatto veramente un riassunto. Allora, innanzitutto bisogna uscire fuori dal paradigma economico dominante, eh? Quindi lasciare perdere la sfera della produzione e del consumo e concentrarsi effettivamente su questo tipo di relazione, eh? Perché noi abbiamo bisogno così tanto delle merci. Infatti quando per esempio qualcuno, l'abbiamo parlato anche all'ultima riunione degli Stati Generali, no? Quando qualcuno parla di cooperazione in termini di aiuti, secondo me sta comunque riflettendo questo tipo di fissazione che ci abbiamo tutti quanti. Allora, come si esce da questa trappola? Si esce spostandosi ovviamente dalle merci alle persone. Però non basta. Perché non basta? Perché bisogna andare direttamente a quello che più ci interessa. Per andare più direttamente a quello che più ci interessa, ci sono diversi studiosi che hanno proposto di prendere in considerazione direttamente un altro elemento. Però apro una parentesi, noi chiaramente non è che siamo stupidi quando pensiamo alle merci, adesso abbiamo i telefonini, la lavagna, il microfono, il pennarello. È chiaro che noi pensiamo alle merci perché sappiamo che le merci ci danno, no? Qualche forma di utilità, di valore, eh? Ci rendono la vita più semplice, alcune sono indispensabili, non possiamo farne a meno, come l'acqua, ma tutte le altre noi comunque le ricerchiamo perché in qualche modo ci danno un'utilità, un valore. Quindi in realtà il problema è, bisogna impostarlo, che cosa le persone fanno con le merci. Va bene? Per rispondere a questa domanda, che vi sembra molto astratta, mi rendo conto, bisogna, secondo alcuni che hanno ragionato molto a lungo su questa questione, partire dalla cosa più importante. Qual è la cosa più importante? Le persone, ovviamente, ma in particolare una proposta che è stata fatta, che secondo me è molto interessante, è andare a guardare direttamente non quante merci ha una persona, o quante merci produce una persona, o quante merci consuma una persona, ma andare a vedere direttamente la cosa più importante, cioè che vita fa questa persona? Cioè, una persona, per esempio, può essere qua a discutere con noi, potrebbe essere nel villaggio laggiù alla frontiera a vendere un pacchetto di arachidi. Che tipo di vita fa una persona è direttamente la cosa che ci interessa di più. E in questo approccio quindi le merci vanno assolutamente in secondo piano, perché è chiaro che il tipo di vita che conduce una persona dipende dalle merci che questa persona controlla, ma da tante altre cose anche più importanti, primo, e poi seconda cosa, la stessa merce dà a persone diverse vite diverse. Allora, vi faccio qualche esempio. Bicicletta, che si usa molto in Africa. Uno potrebbe dire, quello c'ha la bicicletta è ricco, quello non c'ha la bicicletta è povero, perché quello deve andare a piedi a portare tutta la cassava che ha prodotto al mercato, quell'altro invece la bicicletta non è povero. Stiamo valutando il possesso della bicicletta o di altre cose del genere come un fattore di povertà, ok? Pensate invece alla persona. La bicicletta ha lo stesso valore in termini di condizioni di vita per tutte le persone? No. Potrei essere molto malato, disabile, gravida, senza una gamba, eccetera, eccetera. E con la bicicletta non ci faccio nulla. Il punto importante da analizzare è che ogni persona, siamo tutti diversi,
nonostante diciamo, siamo tutti quanti a favore dell'uguaglianza, però ogni persona ha bisogno di merci diverse per raggiungere gli stessi obiettivi. Quindi in realtà l'ammontare di merci in sé per sé non vuol dire nulla. Questo è il primo punto importante. L'altro punto importante, lo dicevo prima, e cioè l'altro aspetto importante è che il tipo di vita che le persone fanno non dipende molto spesso anche da quante merci le persone hanno a disposizione. Ci sono molte condizioni non materiali della vita che sono altrettanto importanti e che nel quadro economico non entrano mai. Quando io considero il reddito, sto tenendo fuori tutto quello che mi dà un tipo di vita piuttosto che un altro, ma che non è riducibile a merce, che possono essere le mie relazioni, per esempio affettive, le relazioni sociali, le relazioni con i miei amici, tutto quello che mi viene offerto a titolo gratuito come le cure per esempio dei miei genitori. Tutte queste cose non sono mercificabili entro un certo limite, non vengono colte dal PIL, dal reddito, dalle merci e quindi non entrano in definizione di povertà, mentre il tipo di vita che conduco può dipendere crucialmente anche da tutte queste cose. Quindi le merci c'entrano, ma in seconda battuta e in maniera molto indiretta, perché devo tener conto di tutte le condizioni non materiali dell'esistenza, che di solito non sono tenute conto nel quadro economico, e devo tener conto del fatto che ogni persona ha delle sue caratteristiche diverse. Per esempio le differenze di genere sono molto importanti. Le differenze di genere sono uno dei casi più importanti di trasformazione delle merci in benessere diversa per uomo e donna, e quindi da questo punto di vista lo stesso ammontare di merci potrebbe dare a un uomo e una donna due livelli di povertà diversi. Allora, questa non è una cosa molto astratta in realtà, perché questo significa, per esempio, per fare un esempio molto concreto, andare a valutare direttamente la persona in che condizioni vive. Questo vi sembrerà banale, ma non viene fatto normalmente. Quando l'Istat o l'Eurostat o la Banca Mondiale o il governo del Benin vanno a analizzare la povertà, prendono l'accesso alle merci di base o prendono il PIL o prendono il reddito, tutti, indistintamente. Di nuovo, quando anche le organizzazioni non governative fanno l'analisi della povertà, vanno a vedere queste cose qui, tranne alcuni casi particolari. Ma io sto dicendo questo anche quando si va a valutare la condizione, quando si va a quantificare, perché il problema non è che stiamo dicendo che non si può quantificare, che va tutto preso in maniera qualitativa, perché in maniera qualitativa questo viene fatto, in maniera quantitativa che non viene fatto. E quando non viene fatto in maniera quantitativa, significa che non posso fare molto spesso progettazione. Per fare la progettazione ho bisogno di quantificare, altrimenti non posso progettare. Fare questo è possibile e soprattutto ci dà una visione completamente diversa delle cose. Cioè io potrei essere, ci potrebbero essere benissimo dei gruppi di persone che hanno una disponibilità, la stessa disponibilità di merci ma livelli di povertà molto diversi. Questo approccio ha un altro vantaggio molto importante, che non ho un approccio alla povertà per il nord e uno per il sud. Questo approccio vale dovunque, perché non riguarda il PIL o i costi o la disponibilità di merci, riguarda il tipo di vita, e quindi posso direttamente verificare e confrontare dappertutto se una persona è in buona salute, se una persona è istruita, se una persona ha un'occupazione, se una persona ha relazioni familiari di un certo tipo oppure di un altro, se una persona è marginalizzata oppure no, se una persona è discriminata, se una persona ha certi diritti, tutte cose che stanno qui dentro e che queste dimensioni non colgono. Nella prassi di fatto queste cose vengono considerate. So benissimo che per voi queste cose sono cose abbastanza normali, però io non ho mai visto progetti che misurano la povertà partendo da queste variabili. Domanda. Questa cosa mi ricorda all'inizio il discorso degli indicatori di sviluppo,
che so sono delle merci a questo punto. Se i servizi vengono messi inseriti all'interno delle merci, vengono considerati delle merci, e infatti tu dici la persona se sta bene, non la persona se ha l'accesso al servizio sanitario. Che tipo di misurazioni quantitative però si possono fare? Non è troppo soggettivo il valutare se uno sta bene? Altre domande? No. Allora, per quanto riguarda la sanità, è il caso molto importante, la salute è un caso molto importante, quindi la domanda casca benissimo. Perché, per esempio, nel caso della sanità, io potrei valutare qua se la persona dispone dei farmaci, oppure se per esempio ha accesso al servizio sanitario, va bene? Sono sempre in quest'ottica qui. Lo posso fare, sarebbe importante, ma sono in quell'ottica lì. Io qua devo andare invece a valutare, e qua per la fretta non ho messo, diciamo, non ho messo una cosa importante, devo andare a valutare oggettivamente le condizioni di vita, non soggettivamente. Questo crea un sacco di problemi, però adesso li affrontiamo. Ci sono i problemi, ma si risolvono. Oggettivamente le condizioni di vita significa che se una persona ha la malaria, io lo posso dire oggettivamente se ce l'ha o non ce l'ha, se c'è la tubercolosi o non ce l'ha. Per esempio, per i bambini, quando si vuole misurare la malnutrizione, abbiamo il caso della fame. Il caso della fame è ancora meglio di quello della sanità. Allora, cosa si fa per la fame? Gli diamo da mangiare, gli mandiamo i sacchetti di riso. I Boy Scout fuori al supermercato l'altro giorno raccoglievano le scatolette di tonno. Allora, ai Boy Scout, a cui voglio tanto bene perché io sono Boy Scout, mia figlia è Boy Scout, sono tanto bravi, i Boy Scout ancora raccolgono le cose da mandare ai poveri, e stanno qui i Boy Scout purtroppo. Per la fame vanno a vedere se il povero ha o no da mangiare, glielo danno, va bene? Questo lo fa anche il Wolf Program, lo fanno soltanto gli scout, e molti ONG anche. In realtà il problema della fame, poi su questo possiamo ritornarci con più calma, anche qua può essere visto non come un problema di quanto cibo c'ha la persona, ma se la persona ha fame o non ha fame, si fanno delle misurazioni. Per esempio, per i bambini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità misura il rapporto fra il peso e l'altezza e l'età. Peso fratto altezza, altezza fratto età, età fratto peso, e questi tre indicatori, che c'è un nome che non mi ricordo, mi dicono se il bambino è denutrito oppure no. Le merci non ci sono. Ci sono le persone e direttamente il tipo di vita che fanno. Se sono denutriti i bambini, io non vado a chiedergli quanto hai mangiato, come ti senti, è una misura oggettiva. Lo stesso riguarda l'istruzione. L'istruzione, per esempio. Beh, qua si vorrebbe aprire la parentesi con Ivan Illich, la descolarizzazione. Però, al di là di questo, vediamolo come quanto una persona, diciamo, ha conoscenza. Va bene? Anche qua c'è il modo per accertarsi del livello di conoscenza che c'è una persona. Se uno è analfabeta, per esempio, è facile accertarlo. Anche in quel caso non sto preoccupandomi dell'elemento materiale, sto occupandomi della persona e del tipo di vita che fa, perché la conoscenza è importante per quella persona. Una persona, per esempio, che è analfabeta non può leggere il giornale, non può informarsi e non può partecipare alla vita, non può fare il cittadino, è un problema anche di cittadinanza. Quello è un tipo di vita. Una vita analfabeta è diversa dalla vita che non è analfabeta. Poi uno potrebbe parlare qua anche effettivamente le conoscenze indigene, eccetera, eccetera. Però è chiaro che in una società moderna come questa, anche in Africa, essere analfabeti è un handicap strutturale. Quindi ci sono tutta una serie di cose che riguardano la vita di una persona, che posso misurare senza fare riferimento a nessun tipo di servizi. Poi naturalmente è chiaro che quando ho verificato il tipo di vita che fanno le persone, posso andare anche a capire quali sono i problemi. Però il punto di partenza non deve essere questo, deve essere questo. Altrimenti faccio un sacco di errori. Non c'è molto di nuovo in questa visione, perché è come se dicessi non dagli il pesce, dagli la canna, diciamo, no? Però in realtà la cosa è un po' più complicata, perché questo è difficile, perché relazionare la povertà al tipo di vita non è immediato, e perché qua c'entrano tutte le questioni che riguardano, per esempio, il relativismo culturale, le differenze, eccetera, eccetera. Però il problema è che molto spesso alcuni di questi problemi si possono risolvere facilmente. È molto meno complicato di quello che sembra. L'altra cosa importante è che conseguenza ha questo tipo di visione per la cooperazione, per esempio. Secondo me c'è una visione, questa è una visione che
cambierebbe moltissimo il modo di agire di molte organizzazioni. Io, nonostante tutti mi dicono che questa cosa è ormai passata all'interno della società civile italiana, io vedo ancora i progetti basati su questo, gli regaliamo un pozzo o gli facciamo, cioè voglio dire, tutti i progetti si basano su questo tipo di azione. Dopo la che faccio? La soluzione di fatto passa attraverso... Esattamente, il problema però è che molto spesso, se io faccio questa analisi trovo anche la soluzione. Il problema è questo invece, nonostante quello che dicono molte persone, perché il problema è fra il dire e il fare. Cioè, molte organizzazioni dicono, no, ma io certo tengo conto di queste relazioni sociali, sì, cosa, però alla fine ci hanno in mente questo. Dicono questo, ma ci hanno in mente questo. Se io faccio questo viene fuori la soluzione, se non faccio questo non c'è la soluzione. No, no. Le soluzioni non è sempre la merce, questa è la cosa importante, bravo, la soluzione non è sempre la merce, uno, potrebbe essere la merce, potrebbe non esserlo, io innanzitutto devo capire qual è la soluzione, allora, conseguenze importanti, primo, la soluzione non è sempre la merce, secondo, la soluzione non è mai la stessa, non per tutti i paesi, né per tutti i villaggi, né per tutte le persone, perché quando io ho in mente la bicicletta la posso dare qua, la posso dare in Congo, la posso dare in Vietnam, è la stessa soluzione per tutti, come viene aggiustamento strutturale. Quando io faccio questa analisi della singola persona, io sto pensando alla soluzione per quella persona, per quel gruppo sociale, per quella famiglia, per quel villaggio, che non so se è la merce oppure non è la merce, e soprattutto che non è la stessa per le persone, non è la stessa per i villaggi, non è la stessa per i paesi. Perché questa analisi qua mi dice quella persona quale tipo di privazione soffre. È possibile un'analisi qualitativa? Sì. Sì, lo facciamo. Lo facciamo, si può fare tranquillamente. Lo fate per gli immigrati. Vi faccio un esempio concreto, come per farti capire quale in molti casi è il problema non materiale delle merci, no? Allora, abbiamo fatto un'indagine usando questo approccio qua per gli immigrati della zona San Paolo, dove siamo noi. Abbiamo intervistati, abbiamo fatto un questionario in cui abbiamo capito, non gli abbiamo chiesto niente di questo, gli abbiamo chiesto tutte queste cose qua. Abbiamo trovato una cosa banale, però per dirti, abbiamo trovato sostanzialmente che loro non c'avevano problemi di questo tipo importanti e che molto spesso quello che non riuscivano a fare, avevano una serie di privazioni, no? Per esempio per quanto riguarda la salute non riuscivano a curarsi, loro avevano problemi a curarsi, cioè non avevano la possibilità di accedere alle cure e quindi avevano problemi di salute, soffrivano di alcune malattie banali perché non riuscivano a curarsi. Noi siamo risaliti, stato di salute, come stai, lo stato di salute, gli abbiamo chiesto che malattie aveva, abbiamo visto che c'erano certe malattie, abbiamo cercato di capire perché avevano quelle malattie. Allora, quelle malattie molto spesso loro ce l'avevano perché non avevano, non si curavano, e poi abbiamo scoperto perché non si curavano, perché il reddito loro era non troppo basso. Il problema è che quelli che stavano peggio in salute erano quelli senza permesso di soggiorno e non si potevano curare perché non avevano il permesso di soggiorno. Quella è una soluzione che non è mercantile al problema. Dare permesso di soggiorno alle persone, tiro fuori dalla povertà senza passare per le merci. Esempio. Quindi questo approccio qua ci manda sui diritti, per esempio. I diritti molto spesso, vuol dire il diritto all'acqua, alle merci. Attenzione, i diritti molto spesso non riguardano le merci. Poi naturalmente io non sto dicendo che le merci non ci servono, io col pennarello in mano e alla lavagna non faccio dire che le merci non ci servono. Le merci ci servono, il problema è come trovo le soluzioni e da quale punto di partenza, da quale ottica io parto per trovare le soluzioni. Il problema è che io per esempio ho visto che se i progetti di sviluppo li fa un agronomo, beh, gli va sempre a regalare sementi fertilizzanti, se li fa gli ingegneri, gli fa sempre una casa, una scuola o una strada. Perché? Io vedo nell'ONG, dice, ah, c'è un agronomo, ha fatto qua un piano di irrigazione, adesso gli porto la pompa, le cose, gli ingegneri, noi abbiamo fatto una così, questa soluzione, la casa, abbiamo costruito. Perché noi ci abbiamo in mente soltanto quel tipo di cose lì. E diamo le stesse soluzioni a tutti quanti. La questione dei bisogni, ecco, alcune organizzazioni dicono sì, ma noi in realtà facciamo analisi dei bisogni. Quello è un problema, perché certamente non stiamo parlando di merci, però anche l'analisi dei bisogni c'ha un sacco di trabocchetti. Perché purtroppo è facile tradurre, vi ricordate l'approccio dei basic needs degli anni 70? Qualcuno di voi che l'ha letto? I basic needs, bisogni di base, era un elenco di merci alla fine,
perché si traduce molto spesso in un elenco di merci. Io la maggior parte dei progetti che vedo sul fatto con i bisogni di base, dice di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di 3 sussidiari, hanno bisogno di 4 pacchi di penne, hanno bisogno, i bisogni si traducono molto spesso in merci, perché l'analisi dei bisogni sposta l'attenzione dalla merce al bisogno, e questa è una cosa molto importante. E poi però subito dopo il secondo passo che fa non guarda il tipo di vita delle persone, ma guarda che bisogno hanno le persone. Ah, gli manca la casa, gli manca la bicicletta, gli manca il vestito, gli manca, e quindi poi i progetti sono fatti sempre, si ritorna a questo punto. Poi, siccome sto parlando veramente troppo rispetto a quello che ho detto, vi dico il terzo punto e poi mi smetto. Terzo punto, quando parlo di merci, ma quando parlo anche di bisogni, ho in mente anche un altro modello che è molto negativo, che è il modello del paziente. E cioè c'è una persona, supponiamo, ammalata, arriva un medico e gli dà una cura, soprattutto gli dà delle medicine. Va bene? Il paziente ascolta il medico gli trova il malanno, gli dà la cura e lui poi con questa cura dovrebbe guarire. La cura sono molto spesso dei farmaci, prescrizione. Beh, l'economista e alcune organizzazioni che lavorano sul campo lavorano un po' così, fanno l'analisi dei bisogni, gli prescrivono la cura. L'aspetto importante invece da capovolgere è anche chi è che risolve il problema. Il problema glielo risolvo io dandogli la pompa per irrigare il campo, per tirare sull'acqua? Siamo nelle merci sempre, no? Se invece ci spostiamo da questo asse qua, che è l'asse dell'avere, le persone hanno merci, a questo asse qua, che è l'asse dell'essere, le persone sono in buona salute, le persone sono inserite nella comunità, le persone sono realizzate, quindi richiamo una cosa un po' di Fromm. Se ci spostiamo dall'asse dell'avere all'asse dell'essere, noi dobbiamo capire come questa persona riesce con le sue capacità a risolvere il suo problema. Quando tu dici il tipo di vita le persone conducono, hai ragione, e su questo condivido quello che tu stai dicendo. Il mio discorso è, siccome nella mia vita io mi occupo fondamentalmente di poveri, faccio l'assistente sociale, quindi, e quell'analisi lì per me è il quotidiano. Che tipo di vita lui fa per erogare qualche cosa? Che potrei anche non erogare nulla, sono perfettamente d'accordo. Però a un certo momento lo schema mi si rompe. Perché ci sono, è vero, delle persone che hanno bisogno non di cose merci, ma di altre cose, e siamo perfettamente d'accordo. Però tu arrivi anche a un livello dove lui delle cose le vuole, ne ha bisogno. Il latte lui lo vuole, ne ha bisogno. Se tu cominci a parlare l'extracomunitario, esempio, faccio un qualcosa che conosco abbastanza bene, le donne marocchine incinta che chiedono tutte quante il latte, questo qui è una moda, e tu puoi tranquillamente dire di no, no, perché tutto sommato mi porto un certificato che ti dice che tu hai bisogno del latte umano uno, quel che ti pare, e possiamo provvedere. Però noi, certamente, secondo me, quello che tu chiami merci, secondo me sono servizi, noi ne abbiamo bisogno. Il dramma è proprio questo, che secondo me li stanno togliendo e la gente non li ha più questi, camuffato da tutta una serie di cose, di orpelli. Però noi abbiamo bisogno, e la mancanza di servizi, dal mio punto di vista, crea miseria, che non è sempre merce, però un servizio tu ne hai bisogno. La domanda sua è giustissima anche questa volta, però io, attenzione, non ho mai detto che le merci non ci servono. Io sono schiavo del mio computer, per esempio, allora non ho mai detto questo. Anche per i poveri, il latte, ma chi è che non gli vuole dare il latte ai poveri? Figuratevi, cioè, non è questo il punto. Però io credo che qua dobbiamo fare un chiarimento sul livello teorico per distinguere due cose. Allora, se io ho una persona che ha una potenzialità, perché potrebbe svolgere una certa attività che lo metterebbe in grado di ottenere il latte,
senza avere la beneficenza o la carità, è un conto. Se questa persona per qualche motivo è non è in grado di farlo, io gliene devo regalare tutto quello che ha bisogno. Non stiamo parlando delle persone che non possono farlo, però il 99% dei poveri nel mondo sono persone in realtà che hanno un grandissimo potenziale inespresso, e cioè sono perfettamente in grado, messe in condizioni giuste, di procurarsi tutto quello che hanno bisogno da sole, senza che noi gli facciamo analisi dei bisogni. Il problema è proprio quello: trovare per loro il modo attraverso il quale da soli si comprano il latte o se lo producono. Ma regalargli il latte, secondo me, è sbagliato. La beneficenza e la carità non sono lo sviluppo, questa è la mia idea. Allora, l'analisi della povertà molto spesso, infatti i miei colleghi che non si occupano di povertà mi sfottano, dicono: ah, tu ti occupi di carità. Io non mi occupo di carità, perché la povertà non è fare la carità o decidere quanto latte dare alle persone che ne hanno bisogno. Il problema è capire quella persona come fa da sola a procurarsi quello di cui ha bisogno. Per cui l'analisi dei bisogni, da questo punto di vista, io non la vedo importante, perché io voglio fare l'analisi invece delle potenzialità di quella persona. In quel contesto, in quelle condizioni, quella persona come esce fuori dalla povertà? Io penso che pochissime organizzazioni fanno questo lavoro qui. Pochissime, io ne conosco pochissime, poi magari mi sbaglio, voi mi fate la lista delle organizzazioni, pochissime, io sto parlando di tutte le organizzazioni, nazionali, internazionali, governative, non governative, tutte, perché sto parlando anche di organizzazioni grandi. Io penso che molto spesso l'organizzazione, anche quando fa analisi dei bisogni, ha in testa il modello del paziente, non il modello alternativo, che invece è il modello dell'agente, cioè la persona che agenta il proprio sviluppo, che sviluppa le sue potenzialità nel contesto di riferimento, nell'ambito delle potenzialità di autocontesto di riferimento. E in questo caso, per me, lottare contro la povertà non significa capire quali beni e servizi hanno bisogno le persone e regalarglieli perché ne hanno bisogno e sono poveri, oppure dare i servizi gratis a tutti. Io sono contrario al reddito minimo, per esempio, lo dico subito, penso sia una sciocchezza grande come una casa. A meno che una persona non è in grado di procurarsi, a meno che una persona non è in grado di procurarsi da solo, reddito minimo, reddito di cittadinanza, tutte queste cose qui, io sono contrarissimo. Secondo me la sconfitta della lotta alla povertà, perché, fammi finire la frase, perché questo significherebbe non capire perché quella persona è povera, dagli un contentino, dagli la carità e lui rimane povero, perché una persona che gli ha dato il reddito minimo rimane povero. Una persona invece che tu hai capito qual è il suo, diciamo, quali sono gli ostacoli. Ah, su questo vi cito una cosa di cui io sono innamorato, che è l'articolo 3 della Costituzione, secondo comma. L'articolo 3 della Costituzione ci dice cosa dobbiamo fare. Dice, chissà quale studioso francese, l'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma, ci dice cosa dobbiamo fare. Chi si ricorda l'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma? No? Articolo 3, secondo comma. Ai ai ai. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, una cosa del genere. È quello di cui stiamo parlando. Dillo perché tu lo sai. No, va bene, è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo di ogni cittadino, della persona, non mi ricordo la frase. Da cui parte l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale. Per esempio. Però è chiaro che già la parola assistenza, a me vengono i brividi. Perché è così il punto, no? L'assistenza. Allora, è chiaro che alcune cose devono essere gratis per tutti, non la sto discutendo questo. Però l'approccio del reddito, della beneficenza, della carità, secondo me non è la lotta alla povertà. Sono i cerotti. E mettiamo pure i cerotti, bah. Io su questo sono molto scettico. Credo invece nell'articolo 3 della Costituzione, che intravede bene il problema. Prima ancora che ne parlasse Amartya Sen, che poi lui ha sviluppato questa analisi qua. E cioè, le persone hanno un potenziale, le condizioni sociali e istituzionali limitano questo potenziale, la lotta alla povertà è sostanzialmente la individuazione degli ostacoli, dei blocchi sociali e istituzionali, o anche personali, anche individuali alcune volte, che impediscono il pieno sviluppo della persona. E una volta che io ho messo la persona in grado di superare questi ostacoli, la persona da sola deve uscire dalla povertà. Io adesso che sono stato a Nairobi, ho avuto la fortuna di stare a Nairobi, ho visto un sacco di seminari fatti dagli africani, in cui loro hanno già in mente benissimo questo,
perché loro non, la maggior parte delle organizzazioni che ho sentito io a Nairobi hanno già in mente un approccio di questo tipo, anche se non lo chiamano così, perché loro non hanno questo feticismo delle merci che è una cosa tipica occidentale. Siamo noi che siamo fissati con le merci, che mandiamo i nostri cargo, i nostri aerei pieni di merci. Ora, quando dico queste cose, c'è sempre qualcuno che si alza, qualche organizzazione dice: ma noi non lo facciamo. Lo so, meno male, però ti assicuro che noi abbiamo fatto, adesso dico una cosa, l'organizzazione singola su altre 200 che lo fa si offende, però io abbiamo fatto analisi 700 progetti di cooperazione allo sviluppo con lo Osservatorio della Povertà. Ti ricordi il giorno l'abbiamo presentato? 700! Quindi è chiaro che ci sarà tu e altri 10 che lavorate benissimo, siamo d'accordo? Ma noi sulle 700 che abbiamo analizzato, ti assicuro che il 90% lavora così. Ora, per me è una preoccupazione, siccome lavorano così anche i governi, lavorano così anche le Nazioni Unite, lavorano così anche la Banca Mondiale e molti governi anche del Sud, io credo che sia un problema serio. Il problema che sto ponendo non è di carattere, non è un problema di potere. Poi è chiaro che abbiamo l'interesse a piazzare le nostre merci, però c'è un problema anche culturale. Io mi interesso di chi ha le buone intenzioni invece. Noi con le buone intenzioni stiamo creando un sacco di problemi. Quindi sono contento, sei d'accordo, però il problema nostro è un problema invece culturale, è perché suona, è un problema di carattere culturale. Che non trovo che sia, anche io che ho lavorato un po' per le Nazioni Unite, no? Anche per esempio le agenzie che più mi piacciono, tipo per esempio anche l'UNDP, no? Che parla tanto di sviluppo umano, però quando tu vai a parlare con quelli di UNDP che fanno i progetti sul campo, loro non escono molto fuori da quest'ottica qua. Io ti dico che è come un po' per la Banca Mondiale che dice nel rapporto del 90 che la povertà non è mancanza di reddito, però tutti i progetti, quando loro vanno a contare i poveri, vedono chi ha meno di un dollaro al giorno. Cioè, tutti dicono, ah sì, hai ragione, però nessuno lo fa, perché questo è difficile. Allora, perché molte organizzazioni poi vanno su questa strada qua? Perché questo è molto difficile. Però si può fare. C'è la carestia in Niger. Quando è successo? L'anno scorso, non mi sbaglio. Non mi ricordo se l'anno scorso oppure prima. No, l'anno scorso, nel 2006. C'è la carestia in Niger. Che cosa hanno fatto molte organizzazioni, secondo te? Rispondi. Hanno portato? A mangiare. Ok. Se vai a vedere le analisi fatte di questo tipo qua, vai a vedere che da mangiare in Niger c'era. E la cosa interessante è che in nessun posto del mondo dove ci sono carestie, di solito, nei mercati circostanti mancano le cose da mangiare. Nessuno si è chiesto perché quelle persone che stavano morendo di fame non avevano nel loro piatto quel mais che stava nel mercato a 10 km e invece gli hanno regalato il mais. Allora, la mia analisi cerca di capire perché quelle persone hanno il mais nel piatto, non gli regala il mais, certo se sta morendo di fame glielo regalo, però impronta tutto l'intervento su perché quelle persone non hanno il mais nel piatto. Allora, potrebbe succedere per esempio che scopri, va bene, che quelle persone per qualche motivo hanno perso il lavoro. Potrebbe essere successo questo in Bangladesh, in una carestia, che c'era stato un problema di recessione e un sacco di persone aveva perso il lavoro e morivano di fame perché erano tutti disoccupati senza sussidio e quindi morivano di fame. Oppure c'erano, come nel caso del Niger, c'è stato un problema invece molto più banale di siccità, d'accordo? Che però ha colpito in maniera selettiva le persone, gli agricoltori no, ma gli allevatori nomadi sì. Gli allevatori nomadi, quando c'è la siccità, se gli muoiono gli animali perché non riescono più a bere, loro vendono gli animali in cambio di cereali, mangiano i cereali. Quando gli muoiono tutti gli animali, muoiono anche loro perché non hanno niente più da che vendere, non hanno niente più da che mangiare, è chiaro? Allora la differenza è che lì il problema non è che questi gli mancava il mais, è che questi qua avevano perso completamente la loro attività produttiva, perché la siccità gli ha fatto morire gli animali, per cui tu gli puoi anche portare il mais, ma restano poveri, perché non hanno più gli animali. Allora là gli devi sostanzialmente trovare il modo per aiutarli ad avviare un'altra attività produttiva o riprendere la stessa.
ma se tu gli dai il mais ottieni due risultati, vuoi sapere due risultati? Sì, due risultati diversi. Se tu gli dai il mais ottieni il risultato, se tu invece cerchi di capire perché non hanno più il lavoro che avevano, l'attività che avevano prima, ottieni un altro risultato. Gli animali, oppure gli dai il credito per comprarsi animali, oppure gli trovi cerchi di capire se c'è un altro lavoro che possono fare, però in qualche modo ricostituisci le loro potenzialità che erano perdute, cioè hanno perso delle potenzialità e gliele ricostituisci. Se tu gli dai il mais non gli stai ricostituendo le potenzialità, li stai sfamando. Allora, la lotta alla povertà è mandargli il mais con gli aerei oppure ricostituire le loro potenzialità? La mia risposta è ricostituire le loro potenzialità. È il problema anche dei profughi, esatto. Perché con questo approccio qua acchiappi i poveri del nord, i poveri del sud, i poveri per le guerre, perché è un problema di tutti i tipi di poveri. Perché da noi non muoiono di fame i poveri, però ci hanno altri problemi e l'approccio delle potenzialità che loro hanno, delle privazioni di potenzialità che loro hanno, è un approccio che va bene anche per i nostri poveri, dove non è cibo, per esempio. Quando la Caritas mi dice fai il rapporto sulla povertà a Roma, parliamo anche delle cose nostre, perché questo approccio è ancora più potente forse per le cose nostre, mi dice ho contato i poveri, sono 10.500, perché ho contato tutti quelli a cui do la minestra, perché per loro la lotta alla povertà è dargli la minestra, a me mi fanno ridere, fanno benissimo a dargli la minestra, però della povertà non hanno capito nulla, scusate se sono presuntuoso, eh. Che le potenzialità al sud ci sarebbero, anzi ci sono perché lo sappiamo, insomma chi si occupa di queste cose in un modo un po' più mirato lo sa già, si parlava di società civile, no? Quindi allora forse provocatoriamente bisognerebbe dire smettiamo di influenzare le decisioni, di interagire in modo probabilmente molto pesante dal nord verso le soluzioni che queste persone del sud potrebbero avere già in mente. Sono d'accordissimo, la cosa interessante è che la soluzione, come dicevo prima, nel modello agente, non nel modello paziente, la soluzione la trova la persona che ha il problema, come dici tu, è esattamente quello che penso pure io, perché noi di solito siamo lì, perciò io ti ho detto io non ho soluzioni, perché sarebbe sbagliato proporre delle soluzioni. Quindi anche la decrescita, scusatemi se faccio questa parentesi polemica, anche la decrescita è una soluzione del nord. Facciamo decidere a loro se vogliono decrescere innanzitutto. Comunque, chiusa la parentesi, parliamo domani. Allora, io credo che le soluzioni nel modello agente le trovano i poveri. E ho detto prima che devono essere messi in condizioni da soli di trovare le soluzioni. Noi andiamo sempre con le soluzioni in tasca. Ah, il vostro problema è l'acqua, adesso ci pensiamo noi, facciamo la battaglia sull'acqua, vi portiamo l'acqua, ve la portiamo noi, vi facciamo l'acquedotto, abbiamo fatto a Kigali l'acquedotto, la provincia di Roma ha fatto l'acquedotto a Kigali. E che cos'è quello secondo voi? Abbiamo speso centinaia di milioni di euro. Beh, allora posso dire che ci sono vari programmi in atto di formazione e l'analisi delle politiche nazionali e internazionali, dei leader che dicono però dobbiamo almeno capire che cavolo di come si muove questo mondo, eccetera. E ci sono programmi pure della FAO che si può recuperare finché si vuole. Di questo, in cui c'è formazione all'analisi delle politiche, perché puoi dire, loro possono, sono tocca a loro, è vero che tocca a loro, però alcuni strumenti loro dicono che giustamente non li hanno perché noi abbiamo internet, abbiamo tutto, loro non li hanno, no? Allora, puoi uscire con loro, no? È un problema proprio di rendere capace è brutto, non mi piace. No, aspetta, allora sono d'accordo con te, ho capito cosa vuoi dire, è importante. Il ruolo nostro, qual è il ruolo nostro? Mi chiedono questo? No, quello che chiedono, allora, attenzione anche qua. Io sono per esempio un'altra cosa, lo so, ho visto le mani, però devo dire una cosa importante perché a questo punto qua ha detto una cosa importantissima lei. Cioè, che facciamo noi? Ha detto. E poi ha detto loro chiedono. Allora, attenzione. Qua c'è il problema della soggettività. Che è molto serio. Primo, che cosa chiedono? Perché devi... il problema tuo è cadò, che cosa chiedono? No, anche dei leader importanti chiedono alla fine fammi la scuola, vieni conoscimento, fammi la scuola. Allora, c'è il problema cadò a tutti i livelli, i governi del sud stanno così, i bambini dicono cadò, dicono anche i capi di Stato africani cadò. Allora, quello è un problema, che cosa chiedono? Dagli quello che chiedono, appunto, poi discutiamo con calma. Il secondo problema è cosa facciamo noi? E il problema è cosa facciamo noi? Io dico, è chiaro che a questo punto, quando sto dicendo che il paziente, la gente da solo, il povero da solo deve trovare la soluzione, sto dicendo chiaramente che c'è un ruolo anche per noi.
E sono d'accordissimo con te, perché l'essere povero significa non essere in condizione, avere degli ostacoli, come dicevo prima, a esprimere queste potenzialità. Quindi il ruolo nostro ci può essere laddove noi non troviamo la soluzione, ma interveniamo, come dicevi anche tu prima, giustamente, per rimuovere gli ostacoli. Se per esempio loro hanno in mente una soluzione, ma gli manca il sostegno da parte nostra, a certi punti di vista, come quelli che tu chiami gli strumenti, io credo che un ruolo per noi ci sta. Sono d'accordissimo con te. E infatti si trovano insieme molto spesso le soluzioni. Però è chiaro che ci sono due trappole in questa cosa. La prima è quella della soggettività. Non gli puoi dare quello che chiedono sempre, perché molto spesso loro sono diventati così e chiedono questo, e questa è la prima cosa che non gli devi dare, perché ormai sono drogati di merci. Secondo me c'è una sorta di abitudine alle merci, per cui quando le siamo andati per esempio a visitare un villaggio di pescatori dove c'era un programma dell'IFAD che abbiamo visitato, loro sono venuti incontro, sapevano che venivamo con una lista di cose che volevano da noi. Vogliamo le reti da pesca, vogliamo le taniche, vogliamo, perché loro sono abituati a chiedere, a fare gli elenchi di cose che gli dobbiamo dare. Uno arriva là e il bianco buono, i soldi ce l'ha, questa cosa gliele dà. Questo è il circolo vizioso da cui bisogna uscire, loro chiedono e noi gli diamo. Anche quella è una trappola pericolosa, perché anche loro sono stati abituati da noi, che noi siamo quelli che arriviamo con i cargo e gli portiamo le merci. Il problema molto spesso, la prima cosa da fargli capire molto spesso, è che non possiamo partire dal cadeau per discutere di lotta alla povertà. Se loro non liberiamo anche le loro menti da questo velo che hanno sugli occhi, non possiamo, perché loro hanno un velo sugli occhi, perché vedono noi, vedono la televisione. Loro, che cosa vuoi? Quando i poveri, quando a Napoli è arrivata la divisione a colori, chi sono stati i primi a comprarsela a Napoli? Nei vicoli più umidi, sporchi e luridi. I poveri. Perché un problema di essere poveri è anche quello di avere, di sentire, di sentirsi schiacciati dalla mancanza di merci. Il povero si sente schiacciato dalla mancanza di merci e per lui uscire la povertà è acquisire merci. Molto spesso è così. La visione delle potenzialità che stiamo discutendo noi stasera non è molto spesso quella del povero. Se no non sarebbe neanche povero se avesse questa visione. Quindi, molto spesso, diciamo, ci sta un metodo di analisi che si chiama Participatory Poverty Assessment, messo a punto dalla Banca Mondiale, dopo le critiche, dice sì, ma tu definisci tu chi sono i poveri, vai nei villaggi e chiedi ai poveri cosa hanno bisogno. Beh, io quella cosa neanche ci credo tanto. Perché in alcuni casi, come per esempio nel caso dell'Europa, tutti ci discuti, loro dicono no, cambiamo le regole del commercio mondiale, non vogliamo i vostri pozzi, va bene. Ma tante altre volte io sono andato nei villaggi e loro mi hanno detto, ah, mi devi portare allora 100 quaderni per i miei bambini, le biciclette, cioè voglio dire, loro ci hanno in mente sostanzialmente la cooperazione, quindi loro sono i primi a chiederti le merci, per cui dagli quello che loro chiedono, quindi l'approccio partecipatorio nel senso che tu vai là e insieme a loro definisci quello di cui hanno bisogno, va bene, ma fino a un certo punto. L'anno scorso, mi sembra, all'Assemblea di Chiama l'Africa, io ho sentito una conferma di cose che invece a me sono successe completamente diverse, del tipo che se io giro nei villaggi e chiedo che cos'è la povertà, difficilmente mi dicono che è una mancanza di qualcosa. A me è capitato diverse volte con i miei amici africani questa cosa e me la sono sentita confermata da... si chiamava Roberts, non mi ricordo, da una francese, quella che ha scritto L'Africa in aiuto all'Occidente, in cui a un certo punto nel suo libro, in cui a un certo punto proprio dice, chiedendo la definizione di povertà, la maggior parte delle persone dei villaggi africani dicono la mancanza di relazione, la povertà è la mancanza del clan, non è la mancanza di merci. Questo mi crea un sacco di casini, perché la mancanza di relazioni, oppure il riuscire a preservare la relazione da parte mia, mi mette a un livello più alto, perché io sono il buono, l'occidentale, quello che ha tutto il potere, e quindi ti lascio preservare le tue relazioni e non ti invado con la mia cultura e con tutta questa roba. D'altro canto, in alcune situazioni, per esempio in quelle dei profughi, in cui le relazioni sono andate perse per situazioni di guerra, in cui uno non sa più dov'è il suo clan, non ha più la sua terra, è stato scacciato, c'è stata una divisione arbitraria del terreno, allora misurare l'oggettivamente e soggettivamente mi crea un po' di problemi, perché io ho sempre paura che l'oggettivamente sia l'oggettivamente secondo me, in quanto occidentale, cioè secondo il mio metro di misura, e togliermici mi fa molta fatica. Perché rimango sconvolta, adesso no, ma le prime volte non riuscivo proprio a capire questo dire, la mancanza di relazione. E quindi misurare tutta questa roba per arrivare a una relazione, come dividere l'oggettivo dal soggettivo
e come riuscire a capire dove c'è stato un inquinamento, dove invece non è un inquinamento, se è corretto evitare l'inquinamento oppure no, considerato il fatto che siamo comunque il punto forte del potere economico, perché comunque il punto forte del potere economico, anche qua secondo il mio pensiero di beni e merci sono io, magari secondo il pensiero del mio amico di villaggio è lui che c'ha il suo clan, ma secondo il mio pensiero sono io. Era una riflessione. Io sono pienamente d'accordo con questo schema e immediatamente quando lui l'ha proposto, cioè questo spostamento dall'avere all'essere, che poi secondo me è anche uno schema che possiamo fare proprio prima di tutto su di noi per criticare il nostro modo di vivere, ma criticare nel senso di una critica positiva, riflettere, no? Voglio dire questo, oggi per esempio ho avuto la percezione immediata, quando ho visto queste mamme con i bambini, questi bambini che giocano, no? Mi sono proprio chiesta, ma e poi mi sono vista i nostri bambini, no? I nostri bambini che invece sono pieni di merci, magari di biciclette ne hanno 3, forse hanno 200 giocattoli, però vivono, diciamo così, in un certo senso al guinzaglio per ormai, no? Cioè i bambini nostri non hanno più quella libertà che avevano un tempo di potersi muovere senza i genitori, sempre, quindi con una sorta di limitazione, no? Nell'esperienza col mondo, nella conoscenza fatta da bambino che la può fare anche se un po', insomma, insieme ad altri bambini. Ci sono famiglie da noi che non possono avere più di un figlio o che pensano di non poterlo avere, quindi anche questa può essere considerata, diciamo, un fattore di povertà. Non posso avere un figlio, metti, io lo considero un fattore di povertà, ma per dire, per lo spostamento, tipo San Francesco era povero, la minestra, no? Adesso faccio un esempio, io ho pensato a un certo punto, io sto studiando e lavoro, guadagno poco, piuttosto che smettere di studiare vado a mangiare la minestra alla Caritas, mettiamo, non ci sono ancora andata, no? Però se ci vado, io non mi considero povera, mi considero ricca, mi considero, ho trovato una formula che mi permette, diciamo, di proseguire un certo percorso che mi porta al mio benessere. Non è che tutti devono andare all'università, tutti devono, però per dire quanto è difficile, no? Quanto è difficile, diciamo così, e quanto è riduttivo veramente basarsi soltanto sul reddito, perché se uno lo spreca, lo spende tutto solamente per riempirsi di merci perché è infelice, e ce n'è in giro un sacco di gente, alla fine, cioè, si inquina il pianeta, sprechiamo il patrimonio, diciamo, del pianeta, e arriviamo che non abbiamo risolto niente a nessuno, voglio dire, no? Quindi per me qui un confronto delle due culturale, non è che io vengo a dirti cosa devi fare, vengo a dirti io non mi sento bene per questo motivo, tu che cos'è? Cioè qual è il tuo problema? Ci si può confrontare e trovare qualche cosa, appunto, che può essere di aiuto sia all'Africa sia all'Europa. Insomma, questa era la mia riflessione, va bene. Parlando con il responsabile della Commissione Giustizia e Pace della Tanzania, lui mi ha detto che, appunto, che la percezione che ha il povero di essere povero è non avere possibilità, cioè non avere opportunità, non poter mandare i figli a scuola, sentirsi impotente. Quello è un uomo che si autodefinisce povero. Non posso rispondere a tutte le cose che avete sollevato, molto importanti tutte quante, però il problema, volevo fare un altro esempio per quanto riguarda queste cose qui, che è quello che mi sta molto a cuore, che è quello del commercio. Il commercio equo, che non sta nei programmi di lotta alla povertà, io non l'ho mai visto in un programma di lotta alla povertà il commercio equo, e qualcuno agli ultimi stati generali non lo vuole neanche mettere all'interno della cooperazione, perché dice no, è un'altra cosa, e invece è un esempio di cosa che di solito non si considera nella lotta alla povertà, che invece è di questo tipo qua. Perché se c'è una famiglia che qua produce un prodotto che ha un grande potenziale di mercato, diciamo, e invece è strangolata da qualche intermediario o dalla impossibilità di esportare, vedete questi cartelli dappertutto, esportare è facile, perché per i contadini qua invece è difficilissimo, no? E invece con il commercio equo io gli rimuovo questo ostacolo e gli creo, diciamo, la possibilità di esportare a un prezzo equo altrove, io sto facendo un tipo di cosa che rientra in questo. La merce è lo strumento, ma non c'entra nulla, perché effettivamente quello che sto aprendo a lui è una possibilità. Non gli sto dando una merce, gli sto dando una possibilità di vendere. È una cosa mercantile, ma non è una merce.
Quindi è un tipo di azione che da questo punto di vista è assolutamente in linea, perché lui da solo diventa non povero con il commercio. Non gli sto regalando nulla. Lo sto mettendo in condizione di avere un gioco alla pari sul mercato e di non essere strozzato dagli intermediari, dalle multinazionali, oppure dall'assenza di informazioni per quanto riguarda i mercati occidentali che magari lui... questo perché lo dico? Anche per anticipare una discussione di domani, perché, e qua vorrei concludere perché siamo tutti stanchi, perché da questo punto di vista le merci ci servono, e non sto dicendo di rinunciare alle merci o di avere soluzioni tutte quante immateriali, assolutamente no, però sto dicendo che tutta questa sfera, la sfera della produzione e del consumo, è uno strumento che deve servire a raggiungere questo obiettivo qua. E i ragionamenti che si basano su questa sfera qui, secondo me, non vanno a toccare il centro del problema. Quindi quando io dico il problema è produrre di meno, il problema è produrre di più, il problema è consumare di meno, il problema, quando io mi fermo qui, quando io dico bisogna produrre di meno, accontentarci, sostanzialmente non sto affrontando il vero problema, sto parlando di un'altra cosa. Tutte le questioni ecologiche probabilmente sono più attinenti a questa sfera qui, anche se ci riguardano molto, la povertà e l'ecologia sono molto strettamente legate. Però quando io centro tutto il mio ragionamento sul produrre di meno o di più, io non sto parlando di povertà. Produrre di meno o di più non riguarda i poveri, perché non è un problema la produzione. Lo stesso riguarda tutte le altre sfere economiche, tipo esportare di più o di meno. La lotta alla povertà, secondo la Banca Mondiale, si fa facendo esportare di più i paesi in via di sviluppo. Non sto parlando di questo. Facciamo più investimenti, più tecnologia, aumentiamo la produttività. Non sto parlando di questo. Sono tutti approcci economicisti. Anche dire produrre di meno è un approccio economicista, secondo me. Mettere le persone in grado di creare un'attività produttiva, aumentando la produzione, a me mi importa che si riduce la povertà. Poi se la produzione per lottare alla povertà deve aumentare, deve diminuire, per me è strumentale. Bisogna diminuirla, non diminuirla, bisogna aumentarla, aumentiamo. Però è chiaro che se io parto con l'idea che tocco qualche meccanismo qua e magicamente cambia la vita delle persone, io non ci credo. Per esempio, noi stiamo facendo uno studio sull'agricoltura in alcune zone dell'Africa, ma quello che si vede è che l'ostacolo principale allo sviluppo di queste attività è il fatto che sono tutti strozzati da intermediari che gli pagano il prezzo della loro merce, che sia cassava o mais o qualsiasi altra cosa, che è un decimo di quello che poi viene venduto sul mercato, perché loro non sono in grado di portare la loro merce sul mercato, perché non hanno il mezzo di trasporto, la merce o la soluzione, oppure perché non sono in grado di raggiungere una certa quantità di merce da poter essere poi vendute in maniera aggregata, quindi magari non si associano. Quindi il problema è diverso da regione a regione, da paese a paese, però molto spesso il problema deriva da un ostacolo che non mi mette in grado di sviluppare la mia attività, che già esiste. Prendiamo il settore informale, è un'altra cosa del genere il settore informale. Molto spesso ci sono delle piccole imprese in settore informale che hanno un grosso potenziale, però il quadro normativo del paese di riferimento non gli consente di crescere. Però tutto questo porta alla crescita, poi c'è altro che crescita. No, perché? No, anche qua, no, no. Si può fare tutto questo anche senza crescita. La crescita, secondo me, è neutrale rispetto alla povertà. Cioè la crescita non fa né bene né male. Dipende. In alcuni casi fa bene, in alcuni casi fa male. È assolutamente neutrale. Ci può essere situazioni in cui c'è di crescita e si riduce la povertà. Ci può essere situazioni in cui c'è crescita e si riduce la povertà. Perché il problema non è la crescita. Cioè la crescita è un'altra cosa. Va bene per il pianeta probabilmente la di crescita. Quello sono d'accordo. Per i poveri non lo so. Se io vendo più cassava e c'è crescita, e si riduce la povertà, ci può volere anche la decrescita, però dipende. Cioè, dire, e non è un problema per me che lotto contro la povertà non è un problema. Per me la lotta alla povertà è che vita fa questa persona,
quali sono le condizioni, ma poi torniamo sulle condizioni soggettive e oggettive, quali sono, perché poi vedere, tu vedi un bambino, oggi eravamo con Graziano a vedere quei bambini, no? Andranno a scuola, ci siamo chiesti a lui, ma chissà se vanno a scuola questi bambini, ma non è tanto difficile capire se un bambino va a scuola o vende le noccioline tutto il giorno. Se vendi le noccioline tutto il giorno lo sai che tipo di vita fa, non va a scuola. E allora non è che ci vuole chissà quale modello, cioè per la maggior parte dei poveri del mondo è facile capire che tipo di vita fanno, se il bambino può andare a scuola oppure no, e a quel punto tu sai benissimo che tipo di vita fa, non è difficile. Grazie per l'attenzione, scusate per l'ora. Grazie.